Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, andiamo a vedere immediatamente le cose che ci interessano. Ricapitolino della lista dei premi dell'evento degli scavi, che oggi andiamo a continuare, quindi tanta roba, tanti premi. E ovviamente grande premio la Jolly che ci può portare a completare il bellissimo, anzi, sì, bellissimo album, effettivamente. Stavo dicendo bene. Andiamo avanti. Questo è il torneo dei giorni che inizierà nel pomeriggio sera. Ovviamente 1800 dadi finali. Pochi dadi all'interno perché ci sono tantissimi martellini che in realtà non sono martellini, ma come abbiamo visto dall'evento nuovo sono dei sorta di cose, come si chiamano? Non mi viene il nome. E proseguiamo. 4000 dadi comunque totali in un torneo a due giorni mi sembra un po' pochi. Allora andiamo avanti, questa è la lista dei premi appunto dalla 1 alla soglia 50 dell'evento due giorni che c'è adesso, che è mappa del tesoro, che ovviamente ha tantissimi martellini ma anche tre bustine viola all'interno, come sempre tantissima roba. Adesso io dovrei stare a 2200 dadi, sono alla soglia 41, quindi abbiamo superato una bustina viola da cui non è uscita la carta per farmi completare l'album e vi siete salvati. Però sto registrando alle 8:19, se dovesse succedere adesso probabilmente non potrei darvi più carte, perché per scambiare bisogna aspettare almeno le 9, le 10, quindi molto presto oggi. Andiamo avanti. Questa è la lista del torneo un giorno che c'è adesso. Questo l'ho completato perché ovviamente erano 30 soglie, ma erano corte, erano brevissimi. Infatti l'ho fatta con un attimo. Mi è bastato 10 minuti di per 1000 di ieri e stop. Infatti mi sono fermato là, finito quel 10 minuti di per 1000, non sono andato avanti a giocare. 24 e 25, questi sono gli eventi temporanei come sempre. Torneo boom del bersaglio, appunto, che sarebbe quello che avete letto prima, inizia stasera alle 20. Dalle 6 alle 15 e dalle 15 alle 21 abbiamo due bonus non eccezionali. Forse il booster ruota se proprio state messi bene. Parcheggio gratuito domani. Mega rapina stasera dalle 9 alle 6. Quindi sinceramente non ci sono dei bonus molto eccezionali da sfruttare. Andiamo avanti. Andiamo in gioco. Vedo una bustina. Qualcuno mi ha regalato roba. Chi è? Stefano Andrea. Grazie per le due stelline, che sono sempre comode. Ovviamente, cassa community perché ci serve. Intanto mi aggiungono un sacco di amici, come ogni volta. Vi ringrazio, sono secondo nel torneo perché sto capitando tutto intorno ai bassi, non so per quale motivo. O la gente grossa ha cominciato a smettere di giocare, o probabilmente mi ha abbinato con tornai bassi perché io non li vinco mai di solito. Quindi Maria ha cominciato a capire che è meglio darmi una zappa. Ok, io ho levato un altri due. Tanto la cassa community non ci esce mai. Guarda un po', la chiave è precisamente dove sono andato a togliere. Ringrazio i ragazzi della cassa community. Allora, andiamo a prenderci la roba dal negozio giornaliero gratuito. E noi ci piange. Gratuito. Ok. E vai con i dadini e questi martellini simpatici del nuovo evento dei tesori. Ok. Allora, amici, cronologia, Splendid Dragon, grazie ragazzi di farmi richieste di carte, ma come sapete io non le lascio in questa maniera. È raro, è capitato forse una volta proprio perché dovevo dare carte e nessuno aveva scritto. Allora, questo è l'evento nuovo appunto dei tesori sommersi, molto simpatico, sinceramente. Pure la musichetta è molto carina. E poi andremo a fare sto scavo, lo facciamo dopo, prima continuiamo a fare un po' di giocata. Ok? Così almeno siamo sicuri di poter fare. Almeno che non faccio il contrario e se mi dovesse capitare qualcosa, almeno siamo al sicuro. Sapete, vi dico, faccio prima martellini. Andiamo prima di martellini, raga. Ok. Vai così. Partiamo immediati. Ah, che fortuna! Questo è cuore. Questo è tanto cuore. Ricordate sempre di non finire gli step, anche perché sono pochissimi. Oddio, sono 16, è vero, mi ero scordato. Ah, questo è un evento cortissimo. Ma quasi quasi. A parte mancano 2 giorni e 13 ore. Però. Oh, vabbè, che fortuna che c'ho oggi. Sono tutti piccoli. Per ora sono tutti piccoli gli step. Va bene. Va bene, ho beccato già il cuoricino. Vabbè, ma sono troppo facili, raga. Cioè, questa è per forza acqua centrale. E dai. Vabbè, i primi ce l'hanno in pratica regalati. Musichetta estiva.
Siamo pronti all'estate che arriva? Vai così. Ok, che poi non so che cosa martella, perché io avrei capito se fosse sabbia, ma che so, scatole? Casse? Vabbè, a parte la mega fortuna, che a prima botta non spreco neanche un martellino. Ok, e vabbè, lo scontate, cioè, dai. Allora, la prossima sta a sinistra. Lisciato. Yeah! Ok, ne ho sprecato uno. Ce l'ho fatta. No, ne ho sprecati due. Bravo, Morduk. Sei un tontolone. Siamo già alla soglia 4 senza fare niente, in pratica. Dei tesori sommersi. Ci vorrebbe una magliettina hawaiana, un cappellino, tipo di quelle... Aloha. Allora, liscio, ovviamente. Ok, qua c'è un cuore. Trovato. Ci piace. Allora, abbiamo un altro cuore e una pergamena. Ok, il cuore l'abbiamo beccato sprecando uno. La pergamena, se è una pergamena per tre, ovviamente può stare solo in determinate zone. Cioè, qui, qui, qui. Eccola. Ha fatto spreca almeno due. Ok. Siamo alla cassafortina piccola. Quindi soglia 5. Ipoteticamente, martellini, 5 martellini ridati indietro, una bustina triste. E fin qui ci siamo. Quanto ci piace ballicchiare a suon di musica? Ok, qua ci abbiamo una coppa, due pergamene e un cuore. Il cuore l'abbiamo beccato subito, è già tanta roba. La coppa penso sia più grande, quindi io farei un centrale. Ok, ho fatto benissimo perché ho contato che fosse larga. Va bene, adesso le pergamene. Pergamene a due non possono stare, quindi o stanno qua o stanno sopra. Eccola una. E quindi l'altra sta per forza qua sotto. Perfetto. Abbiamo sprecato uno solo. Tanta roba. Mamma mia, come siamo bravi! No, non è vero. Non è vero. Vai così. Dadini per noi. Tanto con questa musichina fighissima. Ok. Allora, due cosi d'oro. Ricordate che adesso hanno messo pure che ogni tanto quando andate a scavare vi ridà qualcosa indietro. Ecco, addirittura ho recuperato doppio. 10 dadi a sbuffo. Allora, il problema è che questo cosino è da due. Sto prendendo un sacco di premi. Qua. Oh, mannaggia. Oh, ho trovato una, alleluia. Ce l'abbiamo fatta. Non ha fatti troppo mica pochi dei dadi, eh. Guarda, maledetti. Ok, siamo alla soglia 7. Partiamo alla... Questa è a livello 6, quindi adesso andiamo alla 7. Dai che arriviamo subito alla 10 senza far niente oggi, eh. Guardate, eh. Là c'è una bella cassettina. Cosa c'è? Una cassettina e lo scudo. Vabbè, questi sono facili. No, beh, sono facili. C'è sempre il rischio di perderne uno. Ok, siamo stati fortunelli. Ovviamente bisogna andare sempre. Ecco qua, l'ho trovato quello sbagliato. Quindi uno l'abbiamo sprecato. Ok, e l'altro basta fare così. E ci arriviamo immediati. Quindi quell'uno che ci voleva far sprecare ce l'ha fatto sprecare. Ci è riuscito. Ci sei impegnato. Ok. Vediamo un po'. Si va sulla cassaforte dove c'è all'interno lo scudo. Infatti c'è anche il disegnino dello scudo. Non so se ve ne siete accorti. Ammazza che sfortuna. Ah, cavolo, già tre ne ho sprecati. Sai che c'ho 142 martellini e vabbè, però insomma. Allora, vediamo un po'. Oh, ho trovato lo scudone. Ammazza quanto è grosso. Questo ne consuma, dei martellini. Ok, quindi dovrebbe essere più o meno così lo scudo a sto punto. Liscio. Trovato. Ragazzi, quando vedete un 6, mettetevi centrale, che sicuramente da uno dei due lati c'è il cuore, eccolo qua. Perfetto. E l'altro deve stare per forza qui in alto a destra, perché è l'unica zona da 4. L'unica. Ok, abbiamo ancora 120 martellini e siamo alla soglia 8, appena fatta, aperta. E ci dà ovviamente collarini, una bustina triste e lo scudino. Nuovo scudo, vai così. Usiamolo per adesso, giusto per far vedere quanto siamo forti. No, non è vero. Giusto per far vedere la scherzezza. Ok,
Ok, 200 dadini. Qua ci stanno addirittura i singoli. Guarda che trappoline, i quattro laterali. Non so se ve ne rendete conto di quanto sono trappoline. Infatti, vedete, non stavano laterali. Cappero. Qua, sicuramente uno ce l'hanno messo, eh. Allora, da 4 per forza centrale su quei 6. Poi abbiamo 2 di questi. Uno deve stare per forza qui. Eccolo. E uno deve stare per forza a 3 per lungo di qua. Ok. E poi ci faranno consumare un sacco di cose per l'ultimo pallino. Però secondo me sta a uno dei lati. Che l'hanno messo apposta. Vediamo un po'. Assolutamente, era una trappolina. Oh! Recupero 3, recupero 1. Eccolo qua, beccato. Va bene, come se avessimo consumato 1/2 dai quattro lati, eh. Che abbiamo recuperato quei 3 lì per sbaglio. Ok, un'altra cassafortina. Al livello 10 su 16 già. Tanta roba. Ok, abbiamo 2 ciotole di quelle grosse. Che ovviamente non sto trovando. Dai, ma che è sti vuoti? Ok, trovata una. Ale, era di uno sotto, raga. Pazzia. Ok, ma devo trovare l'altra. O sta qui a destra. No, o sta in basso. Eccola qua. Anche se in realtà la potevano mettere pure per lungo. Non è capitato, ma può succedere. Allora, io vedo questo qua che è a 4? Sarà qui sopra? Eccolo qui. Perfetto. Sì, era a 4, raga. Cioè, nel senso, 2 di larghezza, intendevo, capito? E quindi era per forza per lungo lì. E adesso stanno tutti quelli da 2. Quelli da 2 possono stare nascosti un po' dappertutto. Ok. Perché c'è una bella sfilza ancora dei quadrati. Quindi ci faranno consumare un po' di roba. Qua? No. L'ho sperato. Eccolo. Gli angoli molto spesso sono quelli che ti danno un po' di soddisfazione. Vai qua, eccone uno. No. Qua l'angolo qui e l'angolo lì. Eccolo qua. Quindi rimane solo questo da due. Qui abbiamo consumato diversi martellini, eh. Qui ce l'ha fatti consumare, eh. Però siamo ancora a 68. Siamo ancora mo messi molto bene. Si prosegue verso cassaforte. Ok, cassafortina da 800 dadi. Bustina non viola, ma comunque buona. Qua c'è stato il rischio, qua potevamo trovare la roba utile. E si prosegue, 79.000 punticini. Ok. E ovviamente era grossa, non potevi non trovarla. Dai, anche se mi è successo prima, quindi. E poi è fatta a calice pure la forma, non so se ve ne siete accorti. Ok, ci ha fregato. L'ha messa per lungo stavolta, eccolo. Hai visto? Hai visto l'ha messa per lungo stavolta? Ok, e mo la prossima sarà qua. Eh sì, era l'unico quadrato. Perfetto. Quindi anche la soglia 11 portata a casa, raga. Ricordate che se volete mantenere più dadi dalla vostra parte, dai martellini, non dovete completare l'evento. Ok? Se lo completate subito, i dadi, i martellini che rimangono vengono subito convertiti in dadi. Ok, qua c'è un centrale. Ho tirato pure sbagliato, per fortuna mi ha ridato uno. Queste sono tutte pergamene. Potrebbero stare tutti i lati la delle parti laterali. Ok. Allora, qua non ci sta. Qua non ci sta. Qua non c'è. Qua non c'è. Eccone uno di quelli da due. Quindi stanno tutti centrali. Quelli lunghi stanno tutti qua centrali. Eccone uno. Perfetto. Perché sono da tre. No, sono da tre però. Potrebbero stare un po' dappertutto. Perché ancora stanno i pezzi da tre. Uno qua in alto, eccolo qua. Questo è fatto apposta per farci consumare più martellini, questo angolo. Qui a destra. E poi mi manca uno da due. Porca, quello è brutto. Qua? No. Qua? No. Qua? No. Qua? Qui ce ne ha fatti consumare tanti però, eh. Qua ce ne si è fa consumare un po' troppi. Eh sì. L'abbiamo sentita questa. Oh, abbiamo già quasi completato, ma non è possibile. No, sto evento l'hanno fatto troppo corto, mi sa. Sono sbagliati. Ok, siamo alla soglia 12 su 16. Passiamo alla 13, che c'è la cassaforte con la pedina. Quindi vai così. Ok. Cuoricino per noi. Va benissimo. Proseguiamo. Pergamena. Niente male. E sta di bene, perché la cosa più grande la stiamo trovando per ultima. Oh, vabbè. Abbiamo trovato quella grande? Sì.
No, sono andato di là. Vabbè, ne ho sprecato uno. Mazza quanto è grande. No. Questa è cattiveria, però. Mi hai lasciato con quattro cosini. Ai ai ai. Allora, proviamo qui sopra, nulla. Proviamo qui sotto, dadi. Proviamo al centro, cuoricino, che però non posso completare perché ho finito. Va bene. Siamo alla soglia 13 su 16. In pratica abbiamo già quasi completato. Scudino. E direi di cominciare un po' di giocata, visto che un po' di dadi ce l'abbiamo. Siamo a 176.000. Ritira. Grazie. Molto gentili. E proseguiamo. Allora, qui abbiamo il premio, quello abbastanza ghiozzo, da 7.000 punti, 3.007 da portare a casa. Qui abbiamo finito già gli step, anche se il primo sta a 32.000, quindi mi potrebbero superare con grande tranquillità tra un'undicina d'ore. Vediamo un po' cosa succederà. Allora, visto che non ho per 1.000 perché già l'ho usato quello sopra, direi che andiamo di cattiveria. Intanto qualcuno mi attacca, grazie fichi freschi, grazie. Mi rapina più che mi attacca. Allora, un bel percento da là, 4-5-6, cominciamo subito con nulla cosmico. Oh, giorno 2, perché sono le 8:30. Strano che è partito così presto, non è presto? Non parte alle 9 questa roba, vabbè. Ci prendiamo il bonus giorno 2, siamo contenti uguale, non è mica male. Allora, percento, vediamo un po' se riusciamo a piare qualche cosa. Ci credo veramente poco. Ieri ero arrivato a 8 trillion, dovevo arrivare a 10 trillion per costruire, quindi non ho potuto costruire. La cosa brutta di essere altissimi di livello è sempre la stessa, che se arrivate a un punto di blocco poi non riuscite a spostarvi più, fino a che non vi mettono gli sconti o fino a che non ci stanno 10 miliardi di per 1.000 presi oppure una bella mega rapina magari di quelle ottime che non capitano più, una volta capitano più spesso. Allora, per ora mi sta andando male il lancio, anche perché questa è solo su stazione. Quindi se non ce ne andiamo a finire sopra, difficilmente facciamo magie. Ok, vediamo un po'. 3, 3, 6, presa station, alleluia. La problematica adesso è qua. Allora, io ieri sera ho attaccato Deluxe, che non aveva più riparato. Ma non so se Deluxe è un account di quelli lì che hanno tolto, perché so che molti account inattivi sono stati tolti. Quindi vediamo se Deluxe fa parte di quelli. Ok, in realtà mi manca un Deluxe. Mi sa che mi ha tolto, può essere? Può essere? Vediamo un po' se è lui o no. Scopriremo subito, tanto si vedono i miei attacchi, ne ho fatti tantissimi. No, è un altro Deluxe, quindi il Deluxe che ho attaccato mi ha tolto. Ai ai ai, ho fatto scappare qualche follower. Allora, proviamo ad andare da Spirit Raster, che mi ha attaccato 4 volte. Però ieri ho visto che c'aveva tutto pulito. E infatti è diventato bravo Spirit con Blimonts. Spirit è inattaccabile. Proviamo ad andare da Alex, vediamo un po' come la situazione. Ma gli amici che di solito ho io che mi hanno attaccato sono bravi. Nel senso, difficilmente vengono attaccati. Prova ad attaccare ad Alex. Alex, vediamo un po' se c'hai armor. E c'hai armor. E niente. Alex c'hai armor. Vabbè, gli toglieremo piano piano, un tassello alla volta. Ok, 500 punti, perché tanto effettivamente sul torneo non è un problema. L'importante è prendere i punti qua della mappa del tesoro. Ok. Così ad andare avanti con gli step di mappa del tesoro. Allora, 1% da qua, probabilmente Prison. No, liscio di 1, affitto. Ok. Anzi, speriamo che oggi mi capita qualcuno di alto pure da rapinare, perché difficilmente mi capitano più alti, 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 Ok, alta distruzione, sempre sul nostro compagno di giochi. Tanto Maria Carmen, nome molto interessante. Non l'avevo mai sentito composito con Carmen, sinceramente. Tanto si è bloccato il gioco perché te pare che c'è da soddisfazioni. Mo Alex, non t'arrabbia se te sto a buttare giù le cose. Devo attaccare qualcuno, non ci stanno più gli account quelli delle persone amiche che li utilizzavano per farmare, perché li hanno tolti. Quindi bisogna andare dei target e vedere chi ci capita. Non lo faccio per cattiveria. Allora, 4.009 su 7.000. E lì ci sono 2.200 dadini, che sarebbero comodi recuperare, visto che tanto mo li dropperemo 100-100 un pochino. Ok, un bel 4, tanta roba. Alex, c'è sta di proprio, buttagli giù gli scudi, me lo sta di proprio il gioco. Nur non è sicuramente dei miei. 100-100. Non è un nome molto... è molto internazionale come nome. Vogliamo dirlo in modo concreto ed educato. Alex. Andiamo da Alex. Vai così. Ok, Alex, diamo un po'. Ma c'è il ristorante, Alex? Vedo un'immagine che è il ristorante, quello? Non lo so.
Molto interessante, pure quella bellissima parte in mezzo cerchio. Ok, proseguiamo. 6 e 4, quindi stazione di nuovo. Una bella rapina, finalmente. Erano tutte distruzioni. Ci stavano due facendo l'ultima martellata ad Alex. E vabbè, un po' cattiva come rapina. Però, ci accontentiamo. Che dobbiamo fare? Tanto costruire non costruiremo mai, raga. O prima che torniamo a costruire ce ne vorrà di tempo. Ok, un 4 che va nel nulla cosmico. Questo potrebbe essere imprevisto. Dadi, 200 punticini. Buono. 5 e 6, forse station? No, liscio di 1 imprevisto. Altri 200 punti. Va bene, andiamo a mozzichi e bocconi. Ok, questo è fuori da tutto quello che c'è. 6 e 6 uguale. Perché non ci arriviamo. Però 300 punti riprendiamo. E tra un po' finiamo pure la parte dell'evento. No, non lo finiamo, nel senso finiamo i dadi, prendiamo i dadini lì e ritorniamo a 176. Ok, 700 punti, quindi tanta roba. Alex, ritorniamo da te. Stiamo arrivando, Alex. Però c'aveva tutti gli scudi carichi e non l'ha attaccato nessuno ad Alex. Meno attacchi in vista dagli amici. Ok, la gente ha cominciato a capire che è meglio non attaccare nessuno perché sennò poi ti attaccano in massa. Sono un parà di tutti. Sono l'unico che lo fa giustamente per contents. Oh, tutti gli scudi c'aveva. Tutti. Alex, non t'ho beccato una volta ancora. Mannaggia. Era bello bardato. Ok, 7000. E mo se va a dollarini. Ok, leviamo se quei dollarini. Che dopo ci dovrebbe sta una bustina viola. Oppure speriamo in qualche martellino pure. Perché pure i martellini ci servirebbero a noi, eh. Bel 4. Alex, mo l'hai finito gli scudi. Almeno che non sei come me, che ce n'hai 5. Che è possibile, eh? Tranquillamente possibile. Sempre se carica il gioco. Chi lo sa se carica? Lo vedremo molto presto. Ok. Allora, Alex, eccoti qua. A parte che già c'eri. Va pure a cercare. Che circo! E poi, ah, lì c'è sta pure. Oddio, quello sembra vite. Sto guardando la foto, sono totalmente incuriosito. Dalla. Che è la uva? E niente, tutti gli scudi c'hai da tutti. Tutti. Tutti carichi, tutti belli pienotti. Ok. Si prosegue, intanto facciamo pure qualche punto in più che va a finire appunto sul torneo. Ed è tanta roba. Ah, raga, sono cominciato ad arrivare zanzare pure da voi per caso. Mamma mia, a me l'altra sera mi hanno riempito. Oh, mazza che fortuna oggi con le stazioni, ma che è? Oh, tanta roba. Ovviamente verranno i tre. No, tre. Mannaggia, i tre monetine. Yves Milano. Mannaggia. Ok, 400 punticini. Qua siamo ancora secondi, eh. Quindi il primo è bello distante da noi. Ma manco tantissimo. Però è più attiva dell'altro torneo, eh. La gente ci sa che comunque ha fatto il suo. Non so se ve ne siete accorti, ma c'è. Ok. Tirato un per uno là perché la posizione non mi piaceva troppo. Imprevisto. Quindi facciamo tre. No, 200 perché era quello piccolo. Ah, zarola. E niente. Se noi eravamo già andati avanti pure dopo le banconote. Ok, 4 armor. Va bene. 6 e 3, andiamo oltre. Vediamo un po' se qua ci dice bene. 5, 1, 6. Probabilità 300 punti. Ok, abbiamo i martellini. Quindi andremo avanti pure con i martellini. Proviamo questo 100 tristissimo. Ovviamente nel vuoto cosmico. Ok. Vai così. 6 e 3. Andiamo nel vuoto cosmico uguale. Però è posizione buona prestazione. Liscio di 1. Siamo a 2 trillion. Quindi come vedete già dopo 24 minuti di giocata stiamo ancora a 2 trillion. E poca roba. Prison. Dai, un altro bel raddoppio giusto per farci felici oggi che è una bella giornata. Un altro 400. E vabbè. Oggi il gioco ci ha detto bravo Mordug, puoi giocare. Ci ha dato il permesso, eh. Ce l'ha dato, come vedete, il consenso. Possiamo giocare. Beh, adesso i tiri corti, magari basta, eh. Mi sembrano un po' eccessivi. Mi sembrano un po' eccessivi i tiri corti. Nulla, eh. Ok, un imprevisto. Va bene, dollarini. 5, 6, 7, liscio cosmico. Sta andando a percento a bestia, raga. Stanno scendendo i dadi. Mo' ha capito. Mo' ha capito il gioco. Prima ci ha fatto guadagnare qualcosa. Adesso ha detto: eh no, questo sta a guadagnare troppo. Gliel'abbiamo data liscia fino a mo'. Azzoppiamolo.
Mesa. Tanto che. Ok, 6, 7, 8. Imprevisto. Imprevisto dadi. Buono, buonissimo. Ok, 5, 1, 6. Probabilità 300 punti. Stiamo andando a mozzire. Un 3. E andiamo da Alex. Adesso, Alex, mannaggia. Non ce la devi vedere per forza distrutti gli scudi. Se no vuol dire che stai a giocare adesso e neanche me l'hai provata a D. Una bella distruzione, mi dicevi. No, non mi tocca. Guarda, la prima distruzione su Alex. Ci siamo. Siamo carichissimi. Ok. Portata a casa, Alex. Ti piaci? Ti piaci? Ok, 500 punticini. 1460, mamma mia quanto ci è mancato poco. 6 e 5, andiamo oltre di 1. Cattiveria. Ok, 4 e 3. Liscio. 5 e 6, 11. Liscio di 1. Oh, quei martellini non vogliono entrare nelle nostre tasche, eh. Hanno deciso così. Volevamo dire all'ultimo pezzo dei martellini. Così ce li leviamo. 6 e 6. Vi siete salvati comunque, perché la bustina viola a me capita oggi pomeriggio. A me, probabilmente. Mi potrebbe capitare oggi nel pomeriggio. 5, 1, 6. Ovviamente parcheggio. 9, vuoto cosmico. 4 e 4, 8. Imprevisto. No, armor. Lo scudo nuovo appena visto. Carino. 1, oltre. E cominciamo a scendere un pochino. Ok, 5 e 3. A parte che avevo già guadagnato, perché se contare che sto a 173.000, qualche gain già l'avevo fatto ieri sera. Ok. 6, 1, 7, Bryson, liscio. Vai con liscio. Ok, stazione. Imprevisto stations. Un'altra botta su Alex. Vediamo un po'. Oddio, ma prima non ho controllato se Alex l'ho colpito. Mi sa di sì? Oddio, mi sta a venire dubbio adesso, sapete? E sta a venir dubbio. Non lo vediamo tanto. Sempre se carica. I pruriti per le zanzare, raga. Che pampare. Ok, ok. Oggi ci dovrebbe stare forse qualcosa di interessante di squad. Però non lo so. Mo vediamo. Ok. Tanto siamo riusciti ad attaccare Alex due volte. È già tanta roba. Ora si arrabbierà, eh. Tipo, no, perché mi attacchi? Ti ho attaccato una volta sola. E capito. Ho capito, però qua dovevamo fruttare, insomma. Ok. 6, 1, 7. Posizione brutta. 6 e 5, 11. Forse imprevisto. No, liscio di 1. Ecco, tiri bruttissimi nel nulla cosmico. E noi proseguiamo il nostro giro. 5, 4, 9. Forse imprevisto. Imprevisto dollari, ovviamente. Ti pare che c'è da soddisfazioni? Ormai si è arreso, non ce ne dà più soddisfazioni. Ha detto basta, devo dare pure troppe. Ok, mi sta da 300 e 300. Un pezzo alla volta. Va, qua. Ammozzi che bocconi. Di nuovo. Ok, 2, 4. Benissimo. Un'altra distruzione. Le rapine si sono allontanate da noi. Ok. E andiamo a salutare di nuovo Alex. Vediamo un po' se ci riusciamo a salutare Alex, se ci panda. Ok. Allora, più che altro lo arriva la bustina viola. Io però mi sa che non ce la facciamo in tempo. Abbiamo fatto una bella giocata, ma non ci arriviamo in tempo. Abbiamo fatto altri martellini per andare al quasi completamento dell'evento. E non so quasi se completarlo o meno. No. Lasciamo un altro giorno di probabilità, di speranza che riesca a regalare qualcosa. Ci stanno dadi. Ah, quindi ancora manca per la bustina viola. E là continuiamo a salire di punticini. E siamo secondi ancora. E ci saremo ancora, perché ho le 32.000. Allora, andiamo ai martellini, perché siamo a 29 minuti, quindi non allunghiamoci troppo. Tesori sommersi. E andiamo a continuare i martellini. E ci portiamo verso la fine. Ok, con 34 difficilmente riusciamo ad arrivare all'ultimo, perché ci saranno sempre le cose perse, eh. Per carità. 3. Ok, martellino regalato, grazie. Va bene, mettiamoci la cassettina e anche la pedina. Ci piace. Tanta roba. Ok. Eccola qua. Pedina a Octopus che tiene il cuoricino. Carina. Mettiamola, dai. Oh. Nuova pedina. Nuovo scudo. E anche uno scaffale completato. What? Quanta roba c'ho. Guardate le pedine. Ok. Quanti punti mi dai per lo scaffale completato? Oh, 250 dadi e cassa fortina addirittura. Che c'è nella cassa fortina? Dollari.
dadi e un 5 minuti di soldi a profusione che vanno sprecati nel nulla cosmico. E beh, che dovremmo fa? Ok, dai, però vai avanti, abbiamo ancora 44 perché ce l'ha ridati. E allora ci arriviamo sì al 16, raga. Abbiamo in pratica completato l'evento con una giocata. Mannaggia. Mannaia. Ok. Ho sprecato uno. Siamo alla soglia 14, eh. Potrei ancora non farcela ad arrivare a vedere l'ultima soglia. Anche perché qua, ok. Poi dopo sono grandi alcuni di quelli finali come questo. Difficilmente. Allora, proviamo. Ho trovato uno. Ne mancano altri due. Ovviamente è da cercare in punti strategici. Qua. Qua. Perfetto. E l'ultimo è a destra. Benissimo. Ho consumato il meno possibile. Quindi alla soglia 15 ci dovremmo arrivare comunque. Olè. Sono rimasti 21 martellini. Sicuramente la soglia 15 sarà gigantesca a questo punto, presumo. Presumo di sì. Olè. Andiamoci avanti. Madonna, l'avevo detto, la soglia 15 sarebbe stata gigantesca. Va bene. Mi sento un attimo in pericolo. Ok. Allora, nulla di fatto. Nulla di... Ok, eccoci qua. Trovato. Che mi fermo alla soglia 15. Ci fermiamo alla soglia 15, mi sa, perché ho pochi martellini, anche se me li ridà. Ci stanno troppi di questi piccoli. E c'è ancora un cuore. Il cuore potrebbe stare qui. E non c'è. E sta qua sotto. Sono rimasto con 8. 2, 4, 6, 8. Dovrei andare perfetto. Cioè dovrei fare il perfect. Va bene. Per ora. Sembra che mi sta prendendo in giro. Oh, no, non può essere. No, non può essere. Non posso fare il perfect. Vediamo un po'. Era troppo magia per essere vero. Beh, ci sono arrivato vicino però, eh. Ci sono arrivato vicino. Soglia 15 su 16. Evento quasi completato. Porca miseria. Tanta robina. Allora, visto che siete fortunelli, riesco ancora a regalare qualcosa, sperando di avere carte per voi. Quindi, come al solito, vado a vedere chi mi ha richiesto qualcosa. Madonna, manca una carta sola e sto evento mi porta a finire. Allora, per avere le carte regalo da me, qua sotto in descrizione trovate prima di tutto il link per l'amicizia, basta pigiarci sopra e vi aggiunge automaticamente agli amici. Mi raccomando, ogni volta che chiedete le carte fate una lista di carte dettagliata, tipo mi serve la carta del 7-8, del 7-8, del 7-8, che si chiama così. Mi serve la carta dorata del 7-8, se dovesse capitare magia d'oro, pensami, contami, ok? Cose del genere. E mi raccomando, nome in gioco e immagine del profilo, perché sono importantissimi, perché vi riesco a trovare più facilmente. Se ci sono nomi doppioni tipo Francesco, Andrea e Giacomo, riesco a capire chi siete. Allora, per ora l'unica carta che riesco a dare sembra essere quella che va ad Anna, che mi sa che è la prima volta, e ti mando anche una carta con l'abito da sposa. Mi hai detto sei tu? Sì, perfetto. Ti mando la carta del set 13, ricordo, indelebile. Per gli altri mi avete detto quasi tutte le carte da 5 stelle, che io doppioni ce n'ho una sola, che è quella dell'ultimo set, quindi il 26, assurdo. Allora, più tardi darò una carta, l'unica carta 5 stelle, a Mirko, che mi ha detto mi aiuteresti se mi dai una qualsiasi carta 5 stelle, perché tanto mi mancano tutte. Mirko con il micio nero. Mirko, dopo della prova a mandare, ovviamente devo aspettare l'ora e 4 minuti. E fortuna non giocherò entro quest'ora e 4 minuti, quindi non spariranno queste carte. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Ho provato a vedere le cose che mi avete chiesto. Carte 5 stelle non ne ho più, e effettivamente la maggior parte di quelle che vi mancano sono quelle o sono dorate, quindi è un grande problema. Questa era la puntata di oggi, una puntata comunque abbastanza esosa, è andata molto bene sinceramente. Abbiamo fatto un pochissimo drop, anzi forse per niente, perché se contiamo i guadagni che abbiamo fatto durante la partita stiamo più che bene. Ovviamente continuerò off camera nel più tardi. Il torneo per adesso siamo secondi, buona cosa. E ho dato tutte le carte che potevo dare per adesso. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e ci vediamo nel prossimo video.